E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal vostro FabiGamer90. Oggi siamo qui in questo nuovo episodio di MotoGP23. Oggi andremo a provare il flag to flag, visto che questa è una nuova modalità che è stata aggiunta finalmente in questo gioco. Se vi ricordate, nel video delle 5 cose che volevo vedere su MotoGP23, che avevo detto che volevo vedere il flag to flag, e chissà, proprio l'hanno aggiunto. Ma prima di partire vi lascio al FabiGamer del passato, che vi deve dire due o tre cose molto importanti. Beh raga, che aspettate? Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i video che usciranno. E quando uscirà un video entrate e mettete like per supportare me, per supportare il canale, per supportare tutti i video che usciranno, eccetera eccetera. FabiGamer, ti ridò la linea. Grazie FabiGamer del passato. Io vi ricordo che se volete mi potete seguire nei miei social, su Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, eccetera eccetera. Vi lascio sempre il link qui sotto in descrizione, ma potete trovare i link dei miei social nelle informazioni di questo canale. Poi se volete c'è il canale, il gruppo Telegram, dove vi metto i link dei video che escono, metto anche i sondaggi a cui voi potete partecipare, e nel gruppo Telegram potete messaggiare fra di voi, e a volte vado in diretta, con cui potete conversare con me di qualsiasi cosa voi vogliate. E poi se volete ci sono i due canali YouTube, la F90 Sport e la F90 Extra. Vi lascio sempre i link qui sotto in descrizione, ma potete trovare i miei due canali YouTube nell'home di questo canale o nelle informazioni, quindi se volete venitevi a iscrivere pure lì. Beh, allora, prima di tutto vediamo che moto ci prendiamo, vediamo che pilota ci possiamo prendere. Io mi vorrei prendere quasi quasi Bezzecchi, dai. Mi prendo il nostro grande Bezzeccone e facciamo una gara, no, a Mandalika, e me la vorrei fare ma la vorrei fare quasi quasi ad Assen. Dai, ce la facciamo ad Assen, pista storica, pista bellissima. Allora, transizione meteo forzata e abilita transizione che cambia le condizioni. Però vorrei, perché non me lo fa? Allora, io vorrei mettere però da bagnato asciutto. Ah, ok, va bene. Allora, andremo a vedere in questo video. Inizieremo da piovoso a nuvoloso e poi andremo da nuvoloso a piovoso. Quindi facciamo, solo con 7 giri. Quindi iniziamo con così. Iniziamo proprio così. E va bene. Perfetto. E direi che andiamo. Non ci andremo a fare tutti i giri, Per me è come se fosse nuova. Ok. Perfetto, ci siamo. Vediamo pure com'è sto MotoGP sul bagnato, Quindi per la prima volta pure lo proviamo. Sono molto curioso. La regia ci porta sulla griglia. Perfetto. Dove i piloti stanno cercando. Vediamo se dice qualcosa di diverso. Prima dell'inizio della gara. Vista così la pioggia non sembra volersi fermare, ma le previsioni parlano di una schiarita che potrebbe portare a un cambio moto in corsa. Ah, vedete, proprio dice cose diverse. Dice sta cosa pure. Andiamo con la soft. Andiamo, dai, con la doppia soft da bagnato. Anche se ci andremo ad uccidere, ma va bene. Lì, qua c'è il nostro bestia. E direi ci prendiamo questa qua. Perfetto. Direi che andiamo a provare, va. 34-1. Che okay. I Ducati ufficiali dominano. Ok. Vabbè, andiamo, va. Prima dentro. Gas a martello. Ecco, siamo partiti anche male, quindi molto bene. Ma va bene. Allora, io ho un po' il timore, perché qua non ho mai provato sto gioco sul bagnato, quindi non so com'è vedere sul bagnato su sto gioco. Però va bene, mamma mia, qua stanno ammazzando tutti. Madonna.
Ok. E dai però. Mannaggia. Si capisce niente. Sì, ecco, sono andato sull'erba, mi ha dato l'avvertimento, minchia. Vabbè, allora, anche. Ci sono ancora alcuni cordoli che sei pigliti. Ti fanno rallentare di brutto, ti prego non mi cadere. Per favore, non mi cadere. Fernandez decimo. Vabbè, sì, dai. Non è male. Attenzione, però, dai. Ok. Vabbè, allora, la grafica sul bagnato. Dai, è fatta bene, come al solito. Quindi, proprio la pista bagnata è molto simile alla pista bagnata che c'era su MotoGP 21, guardandolo da qui. Ora vediamo che effetto farà tipo appena si asciuga, quando un po' lì è un po' scema c'è. E vabbè, qua, vabbè, colpa mia. Però comunque sto andando molto cauto, non è che sto andando. Comunque avete Assen pista che conosco, quindi riesco, diciamo, a affrontarla molto meglio rispetto a Mandaliga e tutto il resto. Mamma mia. Per favore, perfetto. Mir quinto, abbastanza realistico direi, ma va bene. Comunque non vedo più goccioline, se ci fate caso. Boh, forse sono io. Io goccioline non ne vedo più. Ora vediamo come sarà sta cosa del flag to flag, come... Sono molto curioso e niente. Sto gioco, se posso essere di parte, proprio sei morto. Non la tieni. Vorrei capire se c'è qualche modo, se è posteriore di parte, che se riesce a tenerla. Assurdo. Non è che dice ho frenato tantissimo, ma va bene. Ecco, è caduto qualcuno, mi sa. Ho sentito qualcuno cadere da dietro. Non è Mir, a me mi sembrava che era Mir. Niente, oh, mannaggia. L'ho affrontata proprio male. Ma le c'è Spargarotta, che cacchio ha fatto? Mi sto sbucare così dal nulla. Ma ok, va bene. Una rettilineo, vabbè. La Ducati è velocissima. Non so se era tipo anche la difficoltà che, essendo un po' bassa, ci fa andare forte in... Ci fa andare forte. La rettilineo. La Jamir. O è forse lì che va un po' piano sul bagnato. Se no non saprei. Mannaggia. Comunque vediamo se si va ad asciugare. Sono curioso. Ma credo di sì. Che se vada piovoso a nuvoloso, se vada, sì, da piovoso a nuvoloso, è una cosa normale. Ti prego, non mi cadere. Niente, neanche ho pinzato, per farvi capire. Per favore. Perfetto. Mamma mia. Allora, io pensavo che, essendo la fisica un po' più diversa, io pensavo che sul bagnato sarebbe stato molto più difficile. È caduto Alessio Spargarò, ci credo, è andato in mezzo all'erba. Poi sul bagnato soprattutto. Pensavo che fosse stato più difficile. Fosse più, ma ancora più difficile. Sì, vero che se provo a spingere forse sarà così, Me ne vado abbastanza cauto io. Quindi, attenzione, usciamo fortissimo qua. Vediamo se riusciamo a prendere almeno un podio in un episodio. Attenzione, non freno troppo tardi, perché sul bagnato, se provi a fare una cosa del genere, ti uccidi. Ma va bene, attenzione, mamma mia che rischio. Oddio, per favore. Ok, perfetto, ci siamo, riusciamo ad incrociare? Sì. Comunque abbiamo il giro più veloce, Che strana sta cosa. Attenzione, vedo un po' di sole. Mi sa, sì, la pista, sì, la pista è un po' più asciutta, guardate. Non è male sto effetto. È arrossate. Secondo me si sono abbronzate, guardate qua. Attenzione, vedete, flag to flag. Io rientro in box. Attenzione. Vediamo com'è l'animazione. Stiamo rientrando solo noi? Mi sa di sì. Sì, solo noi. Ok, questa è l'animazione. Non devo fare nulla perché il pilota è automatico. Vediamo che gomme mi monta. Che mi ha messo sta visuale, vorrei capire. Ah, vedete, possiamo cambiare. Ah no. Ok,
Ma non male. Non è male. Sapete? Sarebbe stato bello se potevano fare anche una cosa che potevamo farla anche noi, manualmente, e non solo automaticamente. Sta cosa potevano pure farla. Però vediamo, in caso su MotoGP 24. Ok, adesso dovremmo essere molto più veloci. Ecco. Che figura di merda. Mi sono ammazzato, molto bene. Perfetto. Bene, mai andare fuori di pista, se no c'è il rischio di ammazzarsi. Ma va bene, po poco ci importa. E questa praticamente è l'animazione di quando abbiamo il long lap. Perché? Ah, perché siamo forse usciti fuori di pista, sì. Ma va bene. Quindi questa è l'animazione che abbiamo quando sul fatto del, vedete, un po' di scia d'acqua ancora la tira, se avete notato bene. Vedete, ancora un po', poco di acqua c'è, ma quasi non ce n'è quasi più. Quindi questa è l'animazione che passa da piovoso a nuvoloso. E adesso noi ci vediamo direttamente nella che passeremo da nuvoloso a piovoso. Raga, eccoci qui. Adesso passeremo, siamo da nuvoloso a piovoso, quindi partiremo con le gomme slick. Quindi sarà adesso un'altra cosa, vedremo. Vediamo. Poi in carriera, se succederanno questi episodi, possiamo provare ad azzardare, a rimanere fuori, Quindi, se si può fare. Ok. Nuvoloni sulla pista sono un segnale che tutto può cambiare. Se il Huh. tempo non regge, piloti e team dovranno stare pronti Media, a cambiare media. Vabbè, moto in corsa. qua possiamo anche modificare. Ah no, però così partiamo con la moto B. Che sto a fa? Posso cambiare la mescola, posso passare alla soft. Poi. Ok. Perfetto. Passiamo poi di nuovo. Sempre qua. Modifichiamo e ci mettiamo dalla doppia soft. Che sarà mai. Perfetto. Ci siamo. Direi che partiamo molto bene. 34-2 qua. E ok, va bene. Ci siamo. Sempre con il nostro Bezzecchi, prima dentro, gas a martello. Attenzione. Adesso vedremo l'animazione viceversa. Adesso, invece di partire col bagnato, partiamo da nuvoloso. Però, questa volta dovremmo poi andare a mettere le gomme rain. Molto bene. Attenzione, non mi voglio ammazzare. Andiamo sempre abbastanza cauti. Mamma mia, piano. Ok. Lì è sempre la solita, perché Madonna. Proprio combinano i casini qua. Lì ha. Proprio vabbè, lì ha non ti vede. Ma al solito ti fa cadere. Sì, vabbè. Lì ha, come detto, già è punto dolente. Guardate qua, che sta a fa. Perché sta a fa lì ha. Madonna. Veramente. Però purtroppo che ci vogliamo fare? Attenzione, non mi hanno ammazzato però. Niente. Assurdo però, bella sta cosa, che se provo ad azzardare un po' troppo staccata ti ammazzi. Poi colpa mia. Perfetto. Attenzione, mamma mia. Vanno un po' larghi tutti sta pista, è una cosa dell'IA, ma sicuro, perché in realtà mica vanno tutti larghi qua. Andato ad ammazzare, ma va bene. Attenzione qui. Ma è l'IA. Non so se è andata a peggiorare o meno. Però è sempre la solita IA. È deficiente. L'IA deficiente. Non intelligenza artificiale, intelligenza deficiente. Quindi. Però va bene. Siamo qua davanti, attenzione. Ora poi in questi giri dovrà venire a piovere. Attenzione, sono. È qua.
Allora, diciamo, in sta pista, l'alzamento della moto, sì, si sente sempre, però vedete, conoscendo, guardate, vado forte. Nelle piste che conosco è normale che riesco ad andare forte, perché le faccio da una vita, da MotoGP 15, che faccio Aston, quindi conosco molto bene i punti di staccata. Vabbè, su MotoGP 15 parliamo di tutt'altra giocabilità. Attenzione. Qua col motorone dovremmo sverniciare Aleix Espargaró con l'Aprilia, ma non ce l'abbiamo fatta, forse perché siamo usciti interno e quindi abbiamo avuto meno accelerazione rispetto a lui. Mamma mia. Comunque è bella la Ducati di team di Valentino, proprio nero, bello. Niente. No, qua sono io, non vi preoccupate, che per provare a vedere se posso staccare un po' più tardi, se riesco a tenerla. Ma purtroppo non è così. Vediamo, ancora non è successo nulla, quindi. Però mi sa che è un po' più annuvolato rispetto a prima. Se di come ho capito. Perfetto. Mamma mia. Attenzione, la S è qui. Pesa molto di più la moto, proprio con il fatto anche soprattutto di tutte queste cose qua, la LED. Forse anche questo che fa appesantire la moto in curva. Quindi attenzione, qui andiamo a passare a Aleix, madonna. Madonna. Mia, Aleix, aggressivo. Madonna. Ma va bene, ok, va bene, va bene. Attenzione, ci infiliamo, ci mettiamo in prima posizione. Ancora neanche sta a piove. Non è che mi viene a piovere all'ultimo giro. Anche se secondo me è un po' più annuvolato rispetto a prima, vi devo dire la sincera verità. Qui vabbè, appena attiviamo la RFD qua, si va ad abbassare il codone. Si vede che si va ad abbassare, perché si nota il rettilineo. Non so se tipo se si usa in curva si fa più fatica o si... Ragazzi, si fa più fatica, vedete? Quando è attivato faccio molta più fatica in curva a manovrare la moto. Avete visto l'esempio. Attenzione Aleix, cioè a toccare. Attenzione, sta piovendo. Gocce di pioggia. Ora vediamo se è possibile tenere la moto con la pioggia. Ma insomma, con le gomme slick non credo proprio. Vediamo se viene a piovere subito. Vediamo cosa fa gli ha. E adesso è fatto. Dovremmo essere molto più cauti, che se no qua cadere è proprio... Vedete, si sentono pure le gocce. Bella sta cosa, che si sentono le gocce. Mi sa stiamo tirando un po' di acqua già o sbaglio? Ma non credo. Dipende se sta piove forte. Flag to flag. Adesso devo fare attenzione, perché se si inizia a bagnare la pista con le gomme slick è un problema. Attenzione, vedete già un pochettino in curva si inizia a muovere. Ok. Perfetto, mamma mia. Sta piovendo molto di più adesso. Mi sa che la pista già, vedete, è già bagnata un pochettino. Tiriamo già un po' di acqua. E ok. Adesso vabbè, le gomme si andranno a raffreddare pure, quindi credo, attenzione qua che sto a fa. Vedete, proprio non si possono più fare le staccatone. Anche se asciutto o non asciutto, le staccatone non si possono fare lo stesso. Ne vedete già qui un pochettino si inizia a far sentire. E qua la pista bagnata. Quindi, però come detto, l'aggiunta del flag to flag a me piace. Proprio è una bella aggiunta, vedete già se tipo provo ad andare fuori pista. M'ammazzo. Quindi è una bella aggiunta il flag to flag. Già fuori sta iniziando a bagnare. Ma va bene. Adesso rientriamo in box. Andiamo a mettere le gomme da bagnato. Perfetto, ci siamo. Come long lap?
What? Come long la penalty? Forse... Ah, ma forse è un po' come Formula 1, mi sa. È un po' come Formula 1 che bisogna, mi sa, frenare. Bisogna rallentare molto prima, mi sa. Forse questo è il motivo. Vediamo, in caso ci finiamo prima, ci finiamo anche un po' la gara, dai. Così vediamo cosa riusciamo a fare. Qualcuno è rimasto fuori, eh. Soprattutto, in particolar modo, Bastianini. Fateci caso. Mi sa che bisogna rallentare. Prima... Vedete, bisogna rallentare prima dell'entrata della pit lane. Guardate qua. Proprio un po' bagnato, un po' asciutta. Se notate. Sta parte mi sa asciutta. Però non lo so. Comunque abbiamo preso... Dovevo fare il long lap appena, visto che c'eravamo. Avevamo un bel vantaggio. Ok, adesso perderanno un botto quelli davanti. E il posteriore già si sta frantumando, mi... Assurdo. Perché vedete ancora la pista. Questo significa che la pista ancora non è completamente bagnata. Questo è il motivo. Qua c'è quasi bagnata, ma non quasi del tutto, perché vedete che proprio ci sono alcune parti che sono un po' più asciutte. Quindi adesso andiamo a scontare il long lap penalty. E vabbè, qua forse mi sa ho preso un po' la parte asciutta questa. Piano, madonna. 22 secondi, eh. Ok, perfetto. Ok. Allora, con 5 secondi e qualcosa, quasi 6 secondi di vantaggio, dovrei riuscire a fare long lap e rimanere davanti. Attenzione, mi sto ammazzando. Piano. Proprio non voglio azzardare troppo, perché già c'ho la gomma che è completamente rossa. Però poi non è che va a cambiare più di tanto la grafica. Quindi, vabbè, noi ci andiamo a portare a casa la prima vittoria qui su MotoGP23. Speriamo di farlo anche nella carriera. Quindi, e poi credo che dalla prossima volta inizieremo proprio la carriera partendo dalla Moto3. Attenzione qui. Va bene. Ci andiamo a portare a casa Assen. Ci andiamo a vedere pure il replay. Vediamo l'animazione. Qua tutto sfocato, ma va bene. Ci andiamo a vedere adesso un po' tutto qua. Vittoria d'Assen. Bene. Andiamo a vedere il replay. Andiamo a vedere la parte dove hai portato l'ombrello, il trofeo. Va bene. Andiamo a vedere la parte del flag to flag. Se ce la fa vedere, che, vabbè, credo di sì. Vediamo, ecco qua. A fine di sto giro poi noi, vabbè, rientriamo. Vediamo l'animazione, ok, vediamo. So curioso, eh. Vediamo. Vediamo qua, bene, mentre che rientriamo ai box. La fa vedere solo così? Aspettate, un attimo. Non posso cambiare visuale. Ah, ci fa vedere praticamente così soltanto. Strano però. Pensavo ci faceva vedere pure in qualche altro modo. Ma va bene. Vedete, non è male, guardate, proprio... Sarebbe stato bello se potevamo farlo tipo anche noi, manualmente. Tipo noi scendevamo dalla moto e dovevamo subito andare sull'altra moto. Però peccato, non hanno aggiunto anche sta cosa. Però va bene. E raga, noi ci vediamo al menu per le considerazioni finali. Dai raga, ho deciso. Vi faccio vedere il podio, vediamo se è cambiato o no, se è cambiata qualcosa. Così dai, ho detto, vi faccio vedere pure il podio. Vabbè, allora, l'animazione è quella. Forse è un po' meno fluidità, vabbè, ma quella è normale su PS4, su Xbox One. Ok. Vabbè, vabbè. Diciamo è quella di MotoGP 21, è molto simile. Con un po' di fluidità in meno, perché lo noto io, che è meno fluida. Però vabbè. Però vedete, quella simile di MotoGP 21. Vediamo se va a cambiare l'animazione sul podio.
Comunque, che dire, Flag to Flag è un'aggiunta buona e che dà un po' più di spettacolo, diciamo, al gioco, perché dà molti più imprevisti al gioco in una gara, soprattutto. Quante volte, tipo, qua vabbè, tutto sommato è quello, quante volte tipo ho detto quanto sarebbe stato bello, quanto sarebbe bello se aggiungessero il Flag to Flag, perché il Flag to Flag darebbe molti più imprevisti alla gara, darebbe un po' più di emozione alla gara, darebbe un po' più di spettacolo, che viene a piovere e può succedere di tutto, puoi provare a rimanere fuori, quello e l'altro, non come nei vecchi MotoGP che iniziava, la gara iniziava con il sole e finiva con il sole. Quindi qua forse un po' la parte della champagne è cambiato, l'hanno un po' resa più di, l'hanno un po' cambiata, proprio tutto sommato la parte del podio è quella. Quindi così è bello. Quindi io al Flag to Flag il voto gli do un bel 8, perché veramente è bella, bello. E comunque vabbè, l'IA è sempre quella, è sempre un po' quella disastrata, quindi quella è sempre un po' la parte negativa del gioco. La giocabilità, come io come ho detto anche in tutti gli episodi, potevano farne due diverse, una più un po' più arcade e una simulativa. Però va bene, e in questi giorni arriveranno i podcast, se vale la pena acquistare il gioco o no, e eccetera eccetera. Quindi arriverà la video recensione, arriverà il video dove vi dico se è migliorato o no, eccetera eccetera. Quindi poi se andiamo a parlare soprattutto poi della grafica, non è fatta male, quindi non sto dicendo che è tutto bello, tutto fantastico, eh. Poi quando farò il video dirò la mia, quindi se il gioco mi piace o no, quindi dirò anche il mio voto, eccetera eccetera. Che dire, ricordo di lasciare un bel like. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Se vi siete iscritti, attivate la campanellina per ricevere le notifiche di tutti i video che usciranno. E che dire, dal vostro FabiGamer90 passo e chiudo.